Salve a tutti ragazzi, io sono Procione e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo qui su Dead Cells. Voi mi direte, ma che cos'è su Dead Cells? E ci avete ragione, perché è un gioco poco conosciuto, è ancora in alfa, c'è l'early access su Steam e sembra davvero molto promettente. Già dal trailer e dalle prime immagini ci ha accattivato molto e quindi a Castore abbiamo deciso di comprarlo. Madonna l'audio. Io direi di iniziare. Succedono già cose. Che è sta roba? Siamo noi? Siamo incazzatissimi. Con A si salta, perfetta. Perfetto. Con X si dà la spadata. Qui c'è un'ascia, non la posso prendere? No. Allora ragazzi, le premesse di questo gioco sono che dovrebbe essere in stile Metroidvania. Per chi non sa cosa significhi, dovevo aprire con LB, però la spadata è più ignorante. C'è il doppio salto. Per chi non sa cosa significa Metroidvania, vuol dire che non avete un'infanzia, perché non avete mai giocato un Castlevania o un Metroid. Comunque, più o meno il concept del gioco è il solito, ovvero prendi un oggetto per andare in area X, che poi in quest'area X dovrei prendere oggetto Y per andare in area Z. E ho dato uno schiaffo al microfono, ma non fa nulla. Ed è una cosa che a me piace molto, sono sempre stato un fan dei Metroidvania. Qui ci stanno un po' narrando la storia. Allora, sto tizio qua ci ha detto che non possiamo morire. Non ho idea di cosa significhi. Allora, qui c'è uno scudo di legno. Con RB lo prendiamo e si attiva con Y. Non si può tenere alzato. È una specie di perri, diciamo. E poi c'è un arco con 5 munizioni. Possiamo scegliere solo uno dei due. Madonna, fighissimo. Scudo, arco, arco. Perfetto. Le munizioni dell'arco sono 5, però si ricaricano col tempo. Droppano un casino di roba sti cosi, o sbaglio? Madonna! Con B si fa il roll, perfetto. Qui il pick up cos'è? Blood Sword, un blueprint, sarebbe un progetto. Quindi sappiamo già che c'è il crafting. Qui c'è un teleport, quindi teletrasporto. Cos'è sto coso? Ok, si rompe e ci dà un casino di soldi. Perfetto. Come vedete ci sono già dei bivi. Questo è molto tipico dei Metroidvania, dove non sai mai dove andare, ma alla fine la strada da seguire è sempre una sola. Perché i colpi loro possono passare? Ecco! Segreto. Anche questo molto tipico dei Metroidvania. Aia, aiuto. Ci abbiamo dei cosi blu che non ho idea di cosa siano. Questa con RT è tipo un potere e ha il tempo di ricarica. Aiuto, lì c'è una carota. Cos'è la carota? Mi ridà 25 HP. Allora, porta bloccata. Aiuto, che sta succedendo? Apriti sedano. Altro segreto. Mi dà un casino di soldi. Madonna, non si capisce nulla. Nel senso buono, c'è un sacco di roba a schermo. Lì vedo un power up, penso. Forse un altro progetto per un'arma o una spell. Dobbiamo andare di nuovo sopra perché abbiamo aperto la porta. E giustamente sono usciti i nemici fighi. Vieni qua. Aia! Cosa sei? Più uno skills. Aumenta il danno delle skill attive e riduce il cooldown. Prendiamolo. Proviamo. No, il cooldown è sempre di 5 secondi. Forse perché servono le skill, quelle là più fighe, con il cooldown di 10 ore. Il danno non lo so, però
nel dubbio è aumentato. Aglia. Frusta elettrica. Devo cambiarla. Allora, fa 80 danno, però colpisce anche il nemico più vicino. La nostra spada fa 120 di danno, quindi un bel po' di danno in più. Però penso sia più veloce di una frusta, prima cosa. Però ecco, comunque colpisce un solo nemico, quindi dobbiamo scegliere. Al posto dell'arco non ce lo vedo, proviamo. Madonna, ma è velocissima. Cambia subito. Mettiamola al posto dell'arma principale. Non funziona mai nella vita ciò che ha detto. Aiuto. Cos'è? Non ho idea di cosa sia sta cosa. Comunque rivoglio la spalla. Qui altro teletrasporto, quindi se è qualcosa possiamo tornare sopra. E qui c'è una cesta gigante. Cosa conterrà? Bombe. Che uso con LT. Vabbè, farà tipo tanto danno o comunque danno ad area. E lì c'è un altro power up che mi costa 1000, che è abbastanza per aprirlo. Scegli una delle due o tre statistiche da aumentare. Vediamo. Allora, posso aumentare vita, forza e skill. Io direi aumentiamo la vita, che ne ho pochissima al momento. Madonna, mi ha dato un casino di vita però. Aia. Ah, sono morto. Aiuto. Ho perso 8 cellule. Le cellule sono quei cosi blu, quelle palle blu che avete visto, che ho perso. Ah, è un po' come Dark Souls, se muori torni all'inizio, ok. Ah, e ho perso anche tutto. No, brutto. Allora, voglio sempre... No, voglio lo scudo stavolta. Se cellule sono quelle sopra i soldi, dicevo. Non ho idea di cosa facciano, però... Con tanto che il gioco si chiama Dead Cells, probabile che sono utili... Cioè... Che c'è una meccanica del gioco che si basa proprio attorno a queste cellule. C'è da scoprire magari più avanti cosa fanno. Aiuto. Cos'è sto coso? Elite. Oh mio Dio. Ah! Aia. 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 Ah, si teletrasporta, ma è fortissimo. Ma da dove è uscito quel coso? Prima non c'ero. Cioè, non c'era. Meno che non ho preso una strada diversa, probabilmente. Ma qui sotto ci posso andare? Sì, e cosa c'è? Nulla, va bene. Cos'è sta roba? Ah, allora, questi cosi si muovono. Prendiamo l'arco. Morto di nuovo, sì. So cosa hai fatto, cosa vuoi? So tutti i tuoi segreti. Vabbè, mi dice che sta funzione non è ancora disponibile, perché come ho detto già ragazzi, sto gioco è ancora in alfa. Calmo. Ah, ma cambia ogni volta il dungeon, diciamo. Bello. Altro teletrasporto. Ah, giustamente siamo morti, quindi il dungeon si è resettato, diciamo così. E quindi i vecchi teletrasporti non sono più disponibili, giustamente. Qui cosa sei? Scroll del potere mi fa aumentare una delle statistiche. Io faccio di nuovo vita perché ne abbiamo pochissima. Oh, qui c'è un segreto. Si vede perché c'è sta piccolo, sto piccolo simbolo sul muro.
Malachite, 250 euro. Sinceramente avrei preferito la vita, ma comunque. Chest. E c'è di nuovo la frusta, però questa volta è livello 2. Ah, e lancia anche una granata, figata. Oltre a fare più danno, bellissimo. Cos'è? Ehi, aprimi. Sono stato cattivo. Colpiscimi forte. Masochista, sono una chest cattiva. Devo essere punita. Oh, ho così tanto da darti. Sai che nascondo un sacco dentro. Non vuoi vedere cosa ho per te? Dai, sono un piccolo schiaffo. Colpiscimi, dannazione. È bellissima sta cosa. Ha smesso il dialogo? Va bene, apri. Ah, che schifo! Ehi, però mi ha dato un casino di roba. Hai oltraggiato gli dèi. Un solo colpo e siamo morti. Uccidi 10 nemici per eliminare la maledizione. Ok. Quindi, cos'è sta cosa? La Kamehameha, perfetto. Quindi praticamente, ragazzi, quando apriamo queste ceste qua, masochiste, ci danno un sacco di reward, però c'è da dire, però, che ci danno una maledizione e io ci sono morto perché sono un coglione. Rinasciamo di nuovo, yeee! Ho capito cosa dovrebbe succedere qui. E la nostra guida è scomparsa. Che è sta cosa? Fai il solletico. Sta crescendo lentamente, penso. Penso. No, non fa nulla. Va bene. È una cosa stranissima. Un'altra chest masochista? Cosa c'è? Allora, stessa maledizione di prima, probabilmente sempre la stessa. E mi ha dato granata 2. Che è la granata di prima, insomma. Sì. Ma sbaglio o non c'ha tipo nulla di raggio sta granata? Eh già. Qua ci stanno altri di sti cosi, ma cosa fanno? Allora, qua c'è uno scudo. No. Madonna. Allora, ragazzi, se mi colpiscono muoio, quindi non ci tengo tanto ad essere colpito. Devo uccidere altri 5 nemici. No. Perfetto. Altri 3 nemici. Teletrasporto. Qua cos'è? Non si sa. Secondo me qualche segreto lo nascondo con quelle cose. Ma chissà cosa. Ah, ok, tolta la maledizione. Di qua come ci si va? C'è un kunai, di là un pendente. Oh, voglio andare di qua assolutamente. Come ci si va? Allora, sta cosa, sto sarcofago elettrico, sta pure qua sotto dove voglio andare, vedete? Però non ho idea di come ci si debba arrivare. Cioè, secondo me è tipo una specie di teletrasporto, ma non so come attivarlo. E quindi lasciamo stare. No, ehi! Perfetto. Volevi che non ti vedevo. Dannato segreto.
Altro progetto che non so come si sviluppa. Probabilmente lo scopriremo più avanti, non lo so. Altro teletrasporto. Qui non c'è il segreto. C'è uno shop. Ma buongiorno. Tutto si vende. Cosa posso fare per te? Compra qualcosa o vattene. Va bene, allora vediamo un po'. Trappola per orsi. Mobilizza il bersaglio per 5 secondi e aumenta il danno del 35%. Amuleto di zaffiro. Tutti i danni che prendi vengono ritorti contro al nemico, quindi sarebbe un amuleto delle spine, diciamo. Doppie lame, queste sono belle. Madonna, hanno un casino di danno. Quindi probabilmente prendo queste. Oppure c'è flashbang, che sana i nemici e fa pochissimo danno. Compriamo queste e mettiamocele al posto dell'arma normale. Ah, ma sono più lente dell'arma base. Però fanno un casino di danno in più. E qui c'è un'altra granata, è granata di ghiaccio. Aia, aiuto. Aia. Qui c'è qualcosa, però mi servono 1000 soldi e non ce li ho. Niente, 1000 soldi non ce li ho. Qui teletrasporto, che è molto utile. Ah, qui c'è tipo fine del livello. Proviamo. Forse è un boss. Apri. Questo fa abbastanza paura. Cosa sei? Buongiorno. Tu di nuovo. Interessante. Sono il collezionatore e sono la cosa più vicina alla compagnia. Non so perché, ma le luci stanno flashando. Che avrai qui giù. In cambio per le cellule, quindi abbiamo appena scoperto a cosa servono le cellule, ti darò oggetti utili. Se scopri dei progetti, ti darò gli oggetti che servono appunto per svilupparli. Allora, per tutti devo sbloccare per forza la pozione 1, che la sblocco volentieri. Ok. Madonna, si è preso tutte le cellule. No, ho fatto una cagata. Vabbè, fa niente. Vabbè, praticamente questo ti dà gli upgrade. Qui invece cosa c'è? Interagisci. Cos'è? Ah, mi riempie la vita e le pozioni. Quindi ragazzi, adesso abbiamo una Estus. Avete capito cosa intendo? Aia, aiuto. Oh, Elite cosa? Ah, no, ma questo è fortissimo. Ah, aiuto. Ma che sta succedendo? Ah, l'ho ucciso. Ce l'ho fatta. Ah. Ma qui ci sono le spine o sbaglio? Sì, ci sono le spine, perfetto. Sono quasi morto. Che è sto coso? Ah, dava forse lo scudo, penso. E mi devo curare, giustamente. Ah, devo tenere premuto per curarmi. Ah, questa porta è stata bloccata 9 minuti fa. Praticamente questa andava a tempo.
Dovevo arrivare qui entro 3 minuti. E vabbè, fa niente. Ma io che ne sapevo, scusa. Ma se il dungeon è generato a casa, come deve saperlo? Deve andare a fortuna. E qui c'è un'entrata. Proviamo a vedere cosa c'è qua dentro. Nulla, semplicemente continua. Forse qui c'è effettivamente il boss. Proviamo a vedere. È più che boss, un altro elite. No, ho finito. No, non posso mai vincere. Ah, ah, ce l'ho quasi fatta. Ce l'ho fatta. A culo rotto. Ma ce l'ho fatta. Questa runa, quindi ci sono le rune, ti dà l'abilità permanente di far crescere dei rampicanti. Quindi adesso ci possiamo arrampicare. Continua. Come si usa? Non lo so. Qui è finito. Ci siamo quasi morti. Ah, ecco, vicino a sto coso fa crescere il rampicante. Quindi serve un'abilità per questi oggetti con cui interagire. Molto interessante. E io direi, ragazzi, che per oggi può bastare. Abbiamo fatto tantissimo. Sarà più di mezz'ora che gioco. E quindi per oggi è tutto. E ci vediamo al prossimo video.